state affrontando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Quali vantaggi comporta e quali rischi? L'intelligenza artificiale sta impattando tantissimo nei pagamenti come in tante altre diciamo, attività. Per noi quello che sta facendo è sicuramente migliorare una user experience del momento del pagamento, ma soprattutto nel semplificare quello che è la customizzazione delle necessità dei nostri consumatori. Quindi questa è la prima area. La seconda area per noi molto importante è quella collegata alla cyber security. L'artificial intelligence, soprattutto in ottica di semplificare e velocizzare il momento del pagamento, ti permette di superare alcune barriere fino ad oggi richieste come mandatori. Innovazione di processo, di prodotto, nuovi modelli organizzativi, da dove si parte per trasformare e far evolvere un'impresa? La trasformazione digitale sta imponendo dei cambi strutturali importanti che coinvolgono non solo le tecnologie ma anche e soprattutto le risorse umane. Risorse umane che devono lavorare all'unisono portando nuovi talenti, nuove esperienze per crescere insieme, per crescere molto più velocemente e per poter accogliere tutte quelle che sono le nuove necessità. Non solo questo, ovviamente una grande importanza anche a tutte le tematiche di ESG, che per noi vogliono dire financial inclusion, che per noi vogliono dire zero impatto sul clima, ma soprattutto parità di genere e parità di retribuzione economica.